conferenza, mi danno un sostegno senza equivoci nella prospettiva del summit di Mosca fra 3 mesi. E a nome della NATO potrà allora sfidare Gorbaciov ad accettare i 4 fondamenti attuali del disarmo: la soppressione del 50% delle armi strategiche, la messa al bando delle armi chimiche, il riequilibrio del convenzionale in Europa, la riduzione sensibile dei missili tattici. Ma sei emozionata per il primo giorno di scuola? Sì, un po'. Qui i bambini sono diversi rispetto a quelli di città. Che vuoi dire? Non lo so. Ogni volta che usciamo ci guardano come se avessimo qualcosa di strano addosso. Amore, ma guarda che è una questione d'abitudine. Ma sì, vedrai che appena farai amicizia le persone non ti guarderanno più in quel modo. Stai tranquilla. Oh cavolo. Ci vediamo stasera. Ciao papà, a dopo. Ciao amore mio. Non c'eri tu nel mio letto. Sei una bella. Perché non di casa c'è mica qualche altro uomo? Non voglio! E poi non troverai mai nessun altro come te. Come stai? Amore? Perché sparisce sempre così?
Scusi? Sta aspettando l'autobus? Sì, perché? Sa, qui non passano molto frequentemente. Ah, questo l'avevo capito. Tra l'altro sono anche in ritardo. Dove deve arrivare? Alle scuole medie. Ma posso accompagnarla io se vuole. Sicura? Sì, non ci sono problemi. Prego, salga. Grazie. Piacere, Sandra. Ah, giusto, io sono Fulvio. Fulvio, bel nome. Però ti si dice di più Saldo. Vabbè. Allora, Fulvio, Salvo, sei sposato? Sì, felicemente da 8 anni. E abbiamo anche una bambina bellissima. Così giovane, già sposato. Comunque anch'io sono sposata, da poco. E andiamo. Arrivati. Se non fosse stato per te sarei ancora alla fermata. Beh, se non ci aiutiamo tra di noi. Buona giornata. Buona giornata. Ma è uguale a me. Eccoti. Era ora. L'hai visto? È uguale a te, amore. Devi conquistarlo. No. Ho capito, ma come faccio? Ma è sposato, ha una figlia. E allora userai le maniere forti. No, non lo so, amore, non lo so. Quelle funzionano sempre. Incidente. Hai preso proprio una bella botta. Chiami mia moglie. Ho bisogno di un ospedale. Ma no, non c'è bisogno, ci penso io. A te, sono un'infermiera. Fa male. Dov'è il mio telefono? Salvo, mi sei mancato tantissimo, amore mio. Ce l'ho io il tuo telefono. Questo? Lo so che ti fa male. Vado a prenderti un antidolorifico. Aspetta qui. Non ti stancare, eh? Torno subito. Ah!
pensavi di andare. Che vuoi da me? Bevi. Ho detto bevi. Ho detto bevi. Svegliato, amore. Senti, ha chiamato quella troia di tua moglie. Io non volevo parlarle, perciò lo farai tu. Adesso io faccio il numero e tu le dici che hai incontrato un'altra donna e che tra di voi è finita. Sei proprio sicuro di non volerlo fare? Pronto? Pronto? Fulvio, ma dove sei? Ma perché non sei ancora tornato? Io stavo per chiamare la polizia. Pronto? Fulvio! Senti, mi sono innamorato di un'altra donna. Io spero tu stia scherzando. No, no, presto avrai la pratica dal mio avvocato del divorzio. Me lo devi dire guardandomi negli occhi. Molto bene. E poi troppe chiacchiere non mi sono mai piaciute. Pronto! Pronto! Ma lo sai, ora che ti guardo, sei proprio bella. Davvero? Sì. Sta mandando. Non mi devi prendere per il culo. No, assolutamente no. Ma perché fai così? Prendo cura di te. Non la voglio. Devi mangiare. Perché poi devi restare qua per tutta la vita e imparare ad amarmi. Ma io ti amo. Non ti credo. Salvo è tuo marito, vero? Sì. E fai tutto questo perché assomigli a lui? È morto in un incidente d'auto. Eravamo sposati da poco. Ma lui è sempre con me. E mi dice tutto quello che devo fare. Adesso sono io il tuo Salvo. Forse mi stai dicendo che posso fidarmi di te? Sì, fidati. Baciami, dai.
Tesoro, finisci di mangiare, che ti accompagno a scuola. Ma papà non viene a mangiare. Adesso arriva. In progressivo aumento al nord, sulle regioni centrali, Tirreno, sulla Campania. Buongiorno. Papà. Stavate parlando di me? Stavamo parlando del fatto che sei diventato troppo lento. Ah, pure? Che vuoi mangiare? Niente, devo scappare, mangerò qualcosa dopo. Attento alla strada. Agli ordini, signora. Ah! E non ti fermare a parlare con i matti, eh? Contaci. Io afferma una rivista scientifica inglese che tenta di dare una spiegazione.